Vigilia di Cavese Gladiator, dopo la sosta riprende il campionato, riprende col neotecnico bianco-blu Raffaele Di Napoli. Mister, buongiorno. Allora, prima di entrare nelle domande tecnico-tattiche dei giornalisti che ci sono state inviate, una domanda che mi hanno fatto in tanti: le emozioni in queste due settimane, il tornare a Lamberti, l'emozione alla vigilia di Raffaele Di Napoli che dopo circa 18 anni ritorna sulla panchina della Cavese? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri tifosi. Mi sto godendo ogni attimo di questa nuova avventura, perché ritornare a Cava per me era un privilegio, quindi sono contentissimo, sono emozionatissimo, ho tanta di quell'energia per far combattere questa squadra e dare una soddisfazione ai nostri tifosi, a questa magnifica città. Nando Armenante, Modo Blu Fonse, dice mister, dopo la presentazione all'Holiday Inn, ha due settimane di lavoro, si è fatto un po' più un'idea chiara della squadra, come l'ha trovata e tatticamente se ha intenzione di stravolgere la Cavese che è stata sino ad oggi. Ma su due settimane, 10 allenamenti di costruzione, ho trovato una squadra ben allenata, una squadra, faccio i complimenti ai ragazzi perché si sono completamente messi a disposizione. Una squadra che non ha bisogno da tanto di, perché è una squadra che sta prima in classifica, 7 punti di distanza dalla seconda, hanno fatto un grandissimo percorso. Io sono molto contento di allenarli, cerco di portare quegli strumenti che magari la domenica possono avere bisogno e usarli durante la partita. Sono contento perché veramente ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e li ringrazio per la loro disponibilità. Sempre a Menante le chiede l'infermeria se sono tutti disponibili o c'è qualche problema fisico. No, noi siamo quasi tutti disponibili, c'è da valutare alcuni ragazzi, li valuteremo nelle prossime 24 ore, però ho trovato questa settimana qua i ragazzi di grande, con grande disponibilità, hanno un grande equilibrio fisico-mentale e dobbiamo solo fare la partita domani e indirizzarla sui binari giusti. Paleotto Megapress dice mister, atleticamente, mentalmente ha già risposto, ma atleticamente, come reputa le condizioni della squadra 12 gare dalla fine? Ma, bene, stiamo integrando un pochettino col lavoro mio, il prof che è un ottimo professionista, li allena bene, ma in queste 12 partite la differenza la fa la testa. Io penso che quando sei con la testa bene riesci anche ad assorbire i lavori che magari un allenatore ha le proprie idee, cerca di inculcare, di dare, come ho detto prima, delle note per poi far sì che loro la domenica suonano la musica. Ugo D'Amico, tuttocavese.com, dice mister, Gladiator reduce da 2 vittorie consecutive, ritornati in piena corsa per la salvezza, squadra motivata, che avversario si aspetta domani a Lamberti? Gladiator è sicuramente una squadra che ha fatto 2 risultati positivi, 2 vittorie consecutive, un pareggio precedentemente, è una squadra che noi rispettiamo, ma noi siamo la capolista, cioè, per essere capolista significa che abbiamo dei valori, quindi massimo rispetto, dobbiamo fare la nostra partita per vincerla, quindi non è presunzione la nostra, ma è consapevolezza che comunque per essere i primi significa che dobbiamo fare la partita e dobbiamo cercare di fare il risultato pieno. Mister, si respira un buon entusiasmo in città, circa 2000 talenti venduti, ci sarà una ottima conoscenza di pubblico, quanto conta l'entusiasmo della piazza per Di Napoli che ha chiesto già in conferenza? Per me tantissimo. Io ai ragazzi questa settimana qua ho cercato di trasmettere quelle sensazioni mie, le emozioni mie e dire che dobbiamo essere noi a trascinare il pubblico, perché questa è una città dove se viene trascinata con prestazioni garibaldine, che andiamo ad attaccare, a creare la situazione di gioco, è un pubblico che ti trascina e ti entra dentro, quindi mi aspetto molto dai miei ragazzi che trasciniamo noi questa volta il pubblico. Liguori Sport e Materia chiede in che modo il gruppo secondo lei ha metabolizzato il cambio di gestione tecnica? Ma spero, io sono entrato in punta di piedi, nel senso, perché sono entrato, di solito è una situazione un po' anomala, di solito gli allenatori cambiano quando le cose non vanno bene, quindi magari entri, le cose non vanno bene, devi cercare di motivarli. Questi ragazzi le motivazioni sono già alte,
e sono entrato in punta di piedi con le mie idee che sto cercando di trasferire a loro, e loro che sono dei professionisti seri sanno l'importanza sicuramente dell'allenatore precedente Cinelli, gli ha dato tanto. Magari in questo momento qua loro hanno cambiato un sistema di allenamento, metodologia di allenamento, cerchiamo di non fare tanto, ma noi abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere il campionato, quindi hanno poco da pensare, hanno soltanto da lavorare, ma aspetto tanto da loro. Luca Vitale, Cavalier Supporters, Mondo Blu Fonse, dice: mister, un vantaggio in classifica che nasconde inevitabilmente le insidie dello scorso anno. Quanta consapevolezza di Napoli ha provato a dare alla squadra dal punto di vista prettamente mentale ed emotivo? Ma penso tanta, perché penso che siamo 7 punti davanti, devono rincorrere e devono vincere le partite loro. Ma noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando, dobbiamo essere, ripeto, dobbiamo essere consapevoli del percorso che è stato fatto e lavorare sempre per cercare di migliorarsi sempre. Noi dobbiamo cercare di arrivare alla parte finale del campionato, dobbiamo vincere il campionato, perché un po' perché la maglietta della Cavese merita altri palcoscenici, un po' la proprietà ha investito, sta investendo tanto, il direttore ha fatto un'ottima squadra, quindi ci sono tutti gli ingredienti per poter arrivare. Adesso c'è bisogno di grande consapevolezza, di grande convinzione mentale e fisica, e quindi penso che la squadra è pronta. Chiudiamo con le domande sempre di Luca Vitale, che è supporter, si chiede tatticamente se ha già in testa la Cavese di domani pomeriggio a Lamberti e che organizzazione strutturale ha trovato nella Cavese, lei che viene comunque dagli ultimi 2 anni in Lega Pro. Ma ho trovato, come ho detto prima, il direttore ha fatto un'ottima squadra, i ragazzi tutti quanti con idee, con capacità organiche e tecniche importanti, e l'assemblaggio mi sembra un buonissimo assemblaggio, la squadra tatticamente è normale che a me piace che andiamo a giocare alti, andiamo a pressare alti, andiamo a creare situazioni di gioco, perché secondo me dobbiamo imporre il nostro gioco.